Siamo qui con il presidente del municipio 6, Gianmarco Palmieri. Ecco presidente, a quasi 2 mesi dal crollo della palazzina in via Dulceri, come procede l'iter burocratico della messa in sicurezza del cantiere e se allo stato attuale le famiglie sono rientrate o meno nelle proprie abitazioni? Allora, la messa in sicurezza è stata completata, nel senso che sia la diffida degli stabili pericolanti sia l'ordinanza del sindaco imponeva al proprietario del cantiere di individuare un progettista, un'impresa, un responsabile dei lavori, un responsabile della sicurezza per la realizzazione appunto della messa in sicurezza. Il 27 di gennaio, se non sbaglio, è stata protocollata la comunicazione da parte del direttore dei lavori del completamento delle opere di messa in sicurezza e quindi del cessato pericolo. Noi abbiamo trasmesso questa comunicazione a tutti gli uffici competenti, dai vigili del fuoco, all'ufficio stabili pericolanti, al gabinetto del sindaco e in più, e naturalmente anche ai proprietari, in più per un'ulteriore sicurezza di tutti abbiamo incaricato un tecnico di eseguire una perizia sull'immobile che era stato sgomberato per verificare se nel frattempo si fossero prodotti danni e diciamo dalla perizia emerge che fortunatamente non si sono prodotti danni. Anche questa l'abbiamo mandata a tutti gli uffici competenti nonché ai proprietari e in tutte queste fasi noi abbiamo scritto che rimaniamo in attesa degli atti che possano consentire alle persone di rientrare in casa. Ora, diciamo che quello che ci aspettiamo è che ci sia da parte di in particolare della Commissione Stabili Pericolanti, ma di chi poi sarà effettivamente chiamato a farlo, una comunicazione sul fatto che si riscontra appunto che c'è una dichiarazione di cessato pericolo e che quindi i cittadini possono rientrare in casa. Ad oggi ancora non sono rientrati in casa. Quindi allo stato attuale diciamo l'anomalia è che nonostante il cessato pericolo e la messa in sicurezza, queste famiglie ancora non possono riprendere possesso delle proprie abitazioni? Sì, anche a me sembra un'anomalia, ripeto, è dal 27 gennaio che c'è questa comunicazione di cessato pericolo che è stata immediatamente trasmessa a tutti gli uffici competenti da parte del municipio e a tutt'oggi ancora non è chiaro chi debba essere a dichiarare o comunque a far rientrare in casa queste persone. Addirittura c'è una corrente di pensiero che dice che avendo ricevuto il cessato pericolo sostanzialmente loro autonomamente possono decidere di rientrare in casa. Per quanto riguarda il rapporto ecco, tra voi come municipio e il Comune di Roma, perché insomma, a fine gennaio c'è stata anche una commissione tenuta dall'onorevole Quarzo e in cui ha partecipato anche l'onorevole Gemmazzuni, sì, che insomma da sempre segue queste vicende legate a questi cantieri, no? Da questo punto di vista ecco, come procedono i lavori di questa commissione in comune? Sì, su questa vicenda c'è stato secondo me un buon livello di collaborazione, tutti gli uffici si sono messi al lavoro per cercare di risolvere la situazione, il gabinetto del sindaco ha stanziato i fondi necessari per far sì che le persone mandate via dalle loro abitazioni potessero avere un'ospitalità in zona e non magari nei camping o nei residence del comune che molto spesso sono estremamente lontani. Quindi diciamo che c'è stato questo buon livello di collaborazione con il gabinetto del sindaco in particolare e ci auguriamo, ripeto, che gli ultimi intoppi burocratici possano essere superati di slancio per consentire nel giro veramente di poche ore a questo punto alle persone di rientrare in casa.